preludio proprio come se fosse un assieme, un accumulo dell'anima, della vita della Violetta, perché nel romanzo di Dumas comincia subito dalla morte della Violetta e Alfredo, quello che racconta tutta il suo amore per Violetta, tutta la vita della Violetta. Il preludio del primo atto è in si minore. Il si minore è un ricordo, il do minore invece è la realtà. Cioè come se raccontasse una vita di questa donna con questi accordi, dove c'è tutto lì, proprio ci sono i leitmotiv della Violetta e della gioia, di tutto, proprio è accumulato in quel preludio. Alla fine di questo comincia il tema dell'amore. Che amami Alfredo, tema che noi troveremo nel preludio e una sola volta quando Violetta canterà. Che è il grande abbandono di Alfredo. In mezzo a questo tema abbiamo. Queste non sono altro che le chiacchiere, i pettegolezzi delle persone che vedono un grande amore, che è questo, e parlano su questo grande amore, con invidia anche, con un po' di gelosia. Nel piccolo preludio del primo atto, già Verdi dà una totale descrizione di quello che saranno le cose importanti, quindi il dolore, il grande amore e purtroppo la società intorno che controlla, osserva e giudica il grande amore. Nel terzo atto invece, quello che prima era questo, nel terzo atto diventa questo. La musica è uguale, ma un'altra atmosfera completamente. Che è il tema della solitudine. Violetta ormai lasciata completamente sola, vicino alla morte, vive da sola questa melodia così struggente, così appassionata. Questa è la malattia, i colpi di tosse. Però anche nella morte c'è sempre una speranza, che è questa. Personalmente, quando inizia il preludio, mi vengono proprio le lacrime negli occhi perché come se mi preparasse, mi prepara proprio di tutto quello che avverrà dopo.
penso che poi lo stesso preludio, preso l'inizio del terzo atto, è proprio la fine, è proprio tutta la vita di Violetta ricamato con questi suoni, con queste suonerie di ogni strumento veramente che insomma, vanno in profondità dell'anima.